contatto, non staccare, sempre contatto, sempre mano contatto, esempio, no? Questo, poi tieni il campo, piuttosto un passo, da qui facciamo ancora un altro kaite, poi avanti, prima, no? Prima. Quindi lei debole qua, viene così, piedi entra, man mano cambio dritto, poi fatto tenka. Sentire sua forza sta venendo da giù, quindi il nostro lavoro è questo, lei che agisce questo movimento. Da qui fatto kaito. Piano piano cambio linea. Tenkan, non alzare, abbasso, abbasso, kaiten verso spalla, poi da spalla, testa e avanti. 1, 2, questo, kaiten, ah, staccata, oh mamma, ancora, sentire da dove viene forza, kaiten, sopra, poi avanti. Tori, pensate bene un po' per un che. Ho visto ieri, quando fate tori, impegnato 150%, quando un che, 30%, no? Ancora meno, e quindi un che tori, detto lì, stesso, stesso, poi con la mano. Ehi, Dodo! Grazie. Ancora la scena chiusa. Ancora, no? Invece spesso, quando fatto Tenkan, comincia a staccare. E siamo lui è più forte questo. Anch'io, la sella chiusa. Poi da qua manda questo spazio. Allora qui è libero. Qui è libero. Così. Chiuso questo. No? Io sono padrone del suo corpo. Eh? Da qui chiuso. Ancora qui chiuso. Chiuso. Poi si alza. Si alza. Si alza. Poi... Quindi lentamente, lentamente. Spalla, testa, spalla, testa. Prima spalla, fronte, poi togliere i capelli. Hai ancora! Grazie. Molto in alto. Tenkan molto in alto. 10-20 anni fa, molto basso, anche Torifune stesso. Poi è passato tanti anni, insegnante, troppa fatica. Allora piano, piano, piano così. Guardate vecchie foto di rivista dei carichi. Una volta tutto così. Invece adesso, pace. Quindi un po' basso, anche Tenkan, non in alto. Basso. Tramite cambiando sua posizione. Schiacciando questo, poi da qui tirato, poi davanti, perché se movimento veloce così non funziona niente, comunque il braccio deve passare qui.